grazie dell'invito, soprattutto grazie dell'invito. La domanda, se consiste nella risposta a quella domanda, non so, forse avremmo già salvato il mondo in un altro modo. Io vorrei portare qua un'esperienza soprattutto di analisi e consultazione e partecipazione su queste sfide, e farlo probabilmente come ormai sono venuto da una decina d'anni dal fronte orientale, cioè dal mondo asiatico, dove è abbastanza parte della cultura il modo di pensare cosiddetto yin e yang, cioè due parti in cui sia la crisi che l'opportunità sono totalmente unite, e è difficile separare l'una dall'altra. Mi pare che nell'Occidente si sta un po' troppa attenzione alla crisi, un po' poca attenzione all'opportunità. Tutti parlano che il mondo è cambiato, ma alla fine non ci crede nessuno, perché si continua a lavorare come prima, con le imprese che fanno la loro ricerca del reddito, il sindacato che fa la loro difesa del lavoro, la finanza che si comporta non molto meglio di prima, l'educazione non è cambiata così. Si parla molto cambiato, ma non siamo cambiati dentro di noi. L'Asia in questo ha per ragioni storiche, per ragioni culturali, che non ho tempo quasi di analizzare, è molto più disponibile alle trasformazioni rapide. Un mondo dell'università analizza il problema del traffico, ci mette 3 mesi, dopo 6 mesi viene fuori con un'ingegneria, fa una sperimentazione di 6 mesi, si fa un'autostrada urbana, si scopre che non è funzionato poi così tanto come quando ci si aspettava, dopo 6 mesi si smettono le autostrade urbane, si fanno le metropolitane sopraelevate, le metropolitane quelle sotterranee, si vede che funzionano, la gente è contenta, altri 3 mesi, 15 nuove metropolitane, altro 1 anno, problema risolto. Si analizza il problema di educazione dei bambini che sono ancora l'antica, che analizzano l'alfabeto come consonante vocale e non riescono a capire tutte queste innovazioni, eccetera, si scopre che il sistema Montessori italiano è quello che funziona più di tutti, si discute in Parlamento per 3 settimane, si blocca il vecchio sistema di educazione, si passa al sistema Montessori, però siamo Montessori nel 2015, cioè si analizza come sarà per qualche anno, si vede che per i ragazzi c'è l'interattivo non solo all'interno della loro classe, ma all'interno di tutta la provincia, di tutta la valle, di tutto il paese, di tutta la regione del sud-est asiatico, che sono migliore il tablet. Si parla con le imprese, quando costerebbe 500.000 di tablet entro 2 mesi, potete fare una gara d'appalto, consegniamo 500.000 di tablet, ogni bambino che entra in prima elementare ha il suo tablet, il suo nome, il 3% perché i bambini sono un po' disattenti, si occupano, ma le assicurazioni coprono, e avanti così. Si discute di giustizia, si vede che il carcere non funziona, lo Stato di Vittoria in Australia inventa di portare la lista, questa è una sbatta di galera la gente che costa delle cifre pazzesche, è difficilissimo arrivare in fondo ai 3 livelli di giudizio, eccetera. Se abbandona il sistema si passa alla giustizia restaurativa, cioè una giustizia non di vendetta di punizione, ma in cui invece la vittima e il criminale trovano un modo di ricostruire le loro relazioni più comuni. Ma anche così su tutto, Hong Kong, Singapore, Bangkok, scoprono che i grattacieli hanno tutta una serie di impatti ambientali, si registra e si cerca di trovare un sistema di grattacieli a impatto ambientale zero. L'abbiamo fabbricato, si chiama Park Venture, un grattacielo che ha impatto ambientale zero, non consuma energia, la prende dal sole, non emette emissioni di nessun tipo, ricicla tutta l'acqua, ricicla tutto quello che entra, non lo riproduce, scusate la parola, anche quello che si produce nella toilette, dove non si perde nulla, né fibra, né gas, né acqua, tutto viene riciclato e il grande grattacielo non fa nessun danno. E avanti così nel mio condominio, io sono comitato, i riciclati si fanno sul serio, tutto quello che c'è si ricicla. Ricordo quando lavoravo a Caritas, quando era difficile raccogliere tutti gli altri usati, farsi raccogliere, però no, si ricicla tutto 100%, paghiamo 1000 baht al mese, cioè 25 euro. Per un condominio di 40 piani, cioè più o meno 50 cents per famiglia, perché la stanza sta facendo un favore ai riciclatori, sono loro che prendono tutte le nostre notizie e ci guadagnano solo, questo è il ruolo che si deve fare. Sono venuto qua come presidente del comitato scientifico di ASPI perché il mio ruolo con ASPI è quello non di gestire, ci sono altri, non di organizzare l'attività, ma quello di contribuire a sviluppare le idee, pensare comune, la ricerca, la sperimentazione, che è quello che cercherò di fare nei prossimi anni.
Oggi quindi voglio dire che mi ha colpito molto, ieri sera una frase che avevo già sentito di Bill Clinton, sul principale contributo che ha dato, secondo Bill Clinton, Nelson Mandela, alla trasformazione dell'Africa e del mondo. Ha detto, ha superato il paradigma del noi e loro. Ha superato delle fondamentali divisioni, col caso della divisione dell'apartheid, tra neri e bianchi, ma la divisione di pensare, ci hanno insultato, avrei potuto parlare di vendetta, ci hanno tolto la libertà, avrei potuto mandare in galera Clerk, che è quello che non aveva privato della libertà. Ha superato il paradigma del noi e loro, vuol dire superato il paradigma anche della solidarietà, perché nella solidarietà c'è il noi e loro, io do, voi ricevete. Superare il paradigma che siamo tutti insieme. Possiamo farlo. Da biologo devo dire che in questa crisi mondiale, in questo dolore, dove c'è dentro di tutto, di buono e di cattivo, un modo per lavorare bene in questo dolore di confusione globale è quello dei biologi, cioè introdurre anzitutto una cartina di tornasole, vedere cosa c'è dentro. Nella cooperazione, o vogliamo chiamarla nella cittadinanza attiva, come giustamente ha detto Marco di Action, io credo ci devono essere tre principali attori cooperativi e inclusivi. Primo, il volontariato, di cui non si vuole più parlare, per esempio quasi una parolaccia, deve essere assolutamente riconosciuto, e perché ha un orientamento alla povertà, perché è dalla parte dei più poveri, perché sta nei luoghi e nelle persone dove c'è la povertà, non sta nei palazzi. Una nuova legge che si sta discutendo nel Parlamento italiano, in cui praticamente viene eliminato il volontariato, a me personalmente non piace molto, lo dico per i colleghi che stanno occupando di questo. E volontariato vuol dire anche tutto il terzo settore, perché il terzo settore, anche quando è for profit, not only for profit, non solo per profitto, ha una forte componente di buona volontà. Secondo, le imprese sociali. Le imprese sociali hanno giocato un ruolo importantissimo in tutte le loro forme, la microfinanza, il not only profit, il social business, tutto ciò che vediamo in quei sociali, ce ne sono veramente a decine di migliaia in ogni parte del mondo, devono essere protagonisti di queste nuove forme di cooperazione. Terzo, il meccanismo etico. Non possiamo fare a meno delle imprese, delle banche, delle grandi imprese multinazionali, che possono giocare un ruolo molto importante, pensate cosa fare Microsoft, pensate cosa fare GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline dedica il 20% di tutti i profitti dell'impresa, prima di quella farmaceutica europea, all'investimento sociale. Se altre 10%, non dico 100%, sono altre 10% di grandi imprese multinazionali, considerassero un'ipotesi, Coca-Cola sta per considerando, Procter & Gamble, Unilever, grandi compagnie, grandi banche, stanno ipotizzando dietro la spinta di Warren Buffett, che ha detto questo è il modello del futuro, con l'impresa gioca un ruolo importante. Ma come questa alleanza tra questi tre players, questi tre membri della squadra? Con una forte partecipazione creativa, con una capacità inclusiva e non concorrenziale, superiamo il paradigma del noi e loro, con un'integrazione settoriale di produzione, di consumo, di commercio, di finanza. Non si può continuare a vedere fare tanto spesso in Africa, volontari a fare cose splendide in ospedale e quando sono in capitale non hanno mai conosciuto il rappresentante della Banca Mondiale. Non sa cosa serve la Banca Mondiale, cosa sta facendo. Altrettanto, il rappresentante della Banca Mondiale non è mai andato a visitare un progetto nella periferia del paese. Queste tre protagonisti non avranno in modo nuovo. Un'altra cosa che fa il biologo, dopo aver analizzato che cosa c'è dentro, chi sono i protagonisti, e analizzare il DNA di tutto ciò. Qual è l'architettura che c'è dietro? Cioè i disegni, gli aminoacidi che si collegano in una catena e fanno proteine e fanno il nostro corpo umano. Io credo che questi aminoacidi, questi DNA della futura innovazione sociale, della cooperazione, sono soprattutto i valori che devono essere condivisi. Non si può continuare a far finta di non sapere e a lasciare a tollerare queste cose come fosse che purtroppo non tutto è perfetto, non siamo tutti santi. Non si può avere lo stesso bilancio di stabilità sociale, certi fondi per l'aiuto allo sviluppo o per la riduzione della povertà e poter spendere tre volte di più in F-135. Cioè pace, sviluppo sostenibile, giustizia, diritti umani, lotta alla corruzione e alle varie forme di criminalità organizzata, la componente di genere, la componente delle generazioni.
migrazione, rispetto al cambio climatico. Tutto ciò deve entrare in valori condivisi nuovi, non solo delle elite etiche, cioè di quelli che fanno il pallino di queste cose, ma deve essere un componente fondamentale delle assemblee, degli azionisti delle imprese, degli operatori delle imprese sociali. Deve essere tutto molto più trasparente, in modo che la comunità veramente giudichi, non solo attraverso i sistemi democratici e politici che sono un po' il fallimento del nostro tempo, ma attraverso la trasparenza di tutto quello che la comunità fa, quella è la vera democrazia. Tre ultimi suggerimenti: credo che bisogna accelerare molto e facilitare la digitalizzazione tecnologica del mondo, ancora persino nel mondo ricco c'è tanta gente che si trova disagio nel comunicare. Questo non ci permette di partecipare, pensate ai grandi movimenti come Arras e altri movimenti che stanno creando forte partecipazione, vanno con uno strumento tecnologico. In un villaggio dove lavoro io, adesso con il business sociale dove lavoro, un gruppo di ragazzini che erano a scuola hanno visto papà e mamma che si passa tutto il giorno con le mani su un pezzo di ceramica per produrre un vaso, sono andati su internet a cercare dei prodotti, hanno trovato dei più belli, più carini, che si vedono forte, sono quelli di IKEA, perché è tutto un mondo, è soprattutto meraviglioso, e hanno scritto all'IKEA per piacere, ci mandate le definizioni del prodotto, cioè come deve essere la resistenza della verba, quali sono i vostri colori, qual è la qualità, qual è il peso, eccetera. L'IKEA ha risposto, queste sono le nostre definizioni, l'ingegnere della partecipazione sociale, queste sono state passate alla cooperativa, in un mese abbiamo prodotto tre pezzi che l'IKEA vende tutto il mondo. Questi esempi funzionano. L'IKEA ci ha detto, guardate, faremo stasera di tovagliette per il tè, sapete le tovagliette che vendono i giapponesi che mettono i bastoncini? Andate a guardare sul catalogo, li vendono a Tokyo a 90 dollari, sono più o meno 70 euro. Allora la ragazzina ha detto, ma davvero, non so di tanto, ma sono tutti guadagni vostri, cioè se, sono stati di paglia, di lattaglia, paglia di banana, di foglie di banana. Possibile che costi di tanto? Come dire che sì, ci sono dei costi di marketing, di distribuzione, promozione, eccetera. Però se voi se riuscisse a produrlo a 15 dollari, noi considereremo l'ipotesi. Ci mandate la definizione, possiamo fare anche di seta? Sì, se di seta le paghiamo 25 dollari. Ma noi lo offriamo a 20. Se ci date un po' di contributo tecnologico, di formazione, di cose, e chiamiamo anche i suoi tecnici, mettiamo su tutto il mercato delle tovagliette di seta fatte nell'ultimo angoletto del triangolo d'oro. Questa è l'innovazione che avete, questa è l'azione, la presenza che non è più quella tradizionale della donazione. Secondo grande suggerimento, io credo che bisogna costruire persone nuove. Non basta un Nelson Mandela, non basta un Obama per cambiare l'America, non basta un buon volontario e un buon progetto. Bisogna creare un nuovo senso di estroversione verso la comunità mondiale, sentirsi cittadini globali, davvero. Sono stufo di gente che dice, ma sai, io ce la metto tutta, però alla fine spero tanto che i miei figli abbiano un futuro migliore in Italia. Sembra mia nonna quando mi diceva, ma perché devo andare da Genova? Cosa c'è di bello da fare a Roma? Ma siamo cittadini del mondo, cerchiamo di creare più estroversione, creare più comunità e godere della comunità. A me tutte le mattine io sono felice perché esco di casa, entro nella metropolitana dove c'è pieno di gente felice dello sforzo collettivo. E nessuno si tira la limitata, dovrebbe dare una costellata o si ferma che se sei passato rosso non gli è dato la precedenza. Perché è gente felice di stare insieme, è gente che gode della comunità. Il godere dello stare insieme è fondamentale per creare felicità in questo processo. L'ultimo punto, creare dei mindset, come si chiama in inglese, nuovi, in italiano li chiamano approssimativamente attitudini, è un po' più di attitudini, è il set del cervello. Quando il computer non funziona più, non si è fatto il crash, non potete aggiustare e salvare questo file con l'altro distrutto, dovete spegnere, lasciare un pochino spento, che non fa male, e ricevere un set nuovo, un reset, rifare il set della nostra mente con un nuovo rapporto, un nuovo tipo di relazione con le problematiche del mondo, veramente di forte passione e di forte entusiasmo per fare questo, assumere molta più capacità di rischio, questa parte del reset, cioè veramente anche sbagliare, perché solo sbagliando si può imparare. Mandela ha detto che il grande strumento per la sua citazione più famosa del mondo, più
principale strumento per eliminare l'ingiustizia e la guerra è l'educazione. Quindi dobbiamo fare una grande rivoluzione educativa a tutti i livelli, dalla scuola primaria fino all'università, cacciare l'aria tanti curriculum educativi dove fabbrichiamo dei medici che non sanno comunicare, degli ingegneri che non sanno cos'è la costruzione della felicità e non hanno mai sentito parlare di intelligenza emotiva, e rimettere nel processo di educazione tutti questi componenti fondamentali. Abbiamo un grande senso dell'urgenza perché si sta rimandando troppo, il pianeta non può aspettare, i popoli del mondo non possono aspettare. Spero che molti di voi abbiano visto il film Invictus di Nelson Mandela, e se non l'avete visto andate a vedere, vale la pena di celebrare così questo grande uomo, questo grande figlio dell'Africa. Mi hanno dato quel titolo, Invictus, secondo me molto azzeccato, proprio per sottolineare una caratteristica fondamentale: non si è lasciato vincere, non si è lasciato andare. Quanta gente diciamo sono inquiriti, hanno che fatica, non si trova lavoro, ma prima là, si lamenta, è gente che vince, è gente che è stata schiacciata dall'oppressione della crisi e non ha visto l'opportunità. E poi una grande componente della persona non finta è che appena l'ha tirato fuori, l'ha aperto la gabbia della galera, si è messo a parlare gioiosamente. Una componente del far festa in questi processi è estremamente importante. Troppe facce serie ci sono nelle pianificazioni di questo tipo, dobbiamo metterci più gioia e più gioia.